Milano, occuparsi, interessarsi e applicarsi prevalentemente alla pittura, genere in cui si cimenta soprattutto ritraendo se stesso, parenti e amici. Adesso vi mostrerò una breve carrellata di ritratti, ai quali andranno aggiunti i due originali che vedrete all'interno, ovvero l'autoritratto giovanile, proprietà del comune di Scopa, e il ritratto del fratello Lorenzo, ritratto giovanile del fratello, probabilmente ancora studente, quindi prima di prendere i voti e diventare per l'appunto, come già accennato, parroco di Scopello, conservato qui a Scopa in casa parrocchiale. Dicevo che Pianazzi molto spesso ritrae parenti e amici. Questa è la cugina Marianna Pianazzi e questo è il di lei marito Francesco Chiaffredo Marini, un importante funzionario amministrativo presso la Corte Sabauda a Torino. Molto interessante il dettaglio, lo vedete in basso appunto, quasi al centro, centro-destra diciamo, interessante il cartiglio in cui si legge la dedica autografa al cugino acquisito. Pianazzi lo vedrete anche all'interno, nel ritratto del fratello Lorenzo, molto spesso inserisce nei suoi dipinti, nei suoi ritratti, dei cartigli su cui, nei quali troviamo la dedica al ritrattato. Queste due opere, le due opere che avete appena visto, sono in collezione privata, credo a Torino, mentre alla Pinacoteca di Varallo si possono ammirare questo ritratto d'uomo in un interno, qui il soggetto non è sicuro, non sappiamo con certezza che sia ritrattato, e l'autoritratto che vedrete riprodotto sia su un pannello all'interno sia sulla locandina di questa serata. Ma la propensione di Pianazzi per il disegno e l'incisione e la sua grande bravura in questa attività lo porta presto a prediligere questa via e gli consente di avere rapporti lavorativi con diversi importanti personaggi della cultura tra Piemonte e Lombardia. Per esempio, il bergamasco Guglielmo Lochis, conte Guglielmo Lochis, uomo politico e grande collezionista, gli chiederà più volte, invano, di copiare e incidere tutta la sua collezione. Per lui Pianazzi realizzerà soltanto un paio di disegni preparatori, come questo presepio tratto da una piccola tavola di Bernardino Luini, oggi all'Accademia Carrara di Bergamo, museo in cui è confluita gran parte della collezione Lochis. La stessa richiesta di riprodurre tutta la collezione, ugualmente disattesa da Pianazzi, verrà presentata all'artista dal nobile milanese Gian Giacomo Trivulzio, erede della cospicua collezione di famiglia parzialmente confluita nelle civiche raccolte milanesi nel 1935. Oppure sono documentati inoltre contatti tra Pianazzi e Pompeo Litta, erudito e storico milanese, autore di una approfondita ricerca genealogica su 113 famiglie celebri italiane, che invia l'artista valsesiano a recuperare documentazione grafica per la propria opera tra Piemonte e Francia. Prestigiose proposte lavorative giungono a Silvestro Pianazzi anche da Torino. L'intendente generale della Galleria Reale, attuale Galleria Sabauda, Roberto D'Azeglio, e il conservatore della stessa, Antonio Vianelli, gli richiedono inizialmente ben 200 disegni per illustrare 4 volumi sulla Reale Galleria. Anche in questo caso, come per Lochis, per Trivulzio e per Litta, anche Pianazzi in questo caso si dimostra disinteressato, forse perché, lo vedremo tra poco, ha già la testa verso il progetto che lo occuperà per gli ultimi anni della sua vita. E anche appunto per la Reale Galleria realizzerà soltanto, dei 200 disegni richiesti, soltanto 4 disegni che poi tra l'altro non verranno incisi da Pianazzi stesso, ma incisi da altri. Ma accennavo prima, sono sostanzialmente due le imprese a cui si lega il nome di Silvestro Pianazzi. Su una ne ha già parlato la dottoressa Mazzone e non intendo dilungarmi molto, perché appunto potrete ammirarla in originale all'interno. Si tratta per l'appunto della storia e descrizione della Reale Badia di Altacomba, scritta da Luigi Ciprario in seguito ai lavori di ristrutturazione voluti dal re Carlo Felice a partire dal 24 per il Sacrario Sabaudo d'Oltralpe. Pianazzi realizza la quasi totalità delle illustrazioni del secondo tomo, anche quelli che nella pubblicazione non risultano a propria firma. Molto spesso tutte le tavole sono firmate, molto spesso non si vede la firma di Silvestro Pianazzi, ma dai documenti conservati alla Biblioteca Civica Farenone Centa si dimostra che lui appronta praticamente tutti i disegni,
e vengono completate nelle parti architettoniche da chi in realtà poi firma la tavola. Quindi il lavoro è suo all'80%, direi. E Pianazzi è appunto impegnato in questa, nell'illustrazione con la tomba, in un arco di tempo che va dal 39 al 43, periodo in cui è già coinvolto nella sua opera di maggiore impegno, ovvero questa, le opere del pittore plasticatore Gaudenzio Ferrari. Questa iniziativa prende forma nel 1833, quando sono documentati i primi contatti tra Silvestro Pianazzi e Gaudenzio Bordiga. Bassesiano anche lui, direttore dell'Istituto Geografico Militare di Milano, in cui lavorava, come detto, Luigi Pianazzi, il fratello maggiore. Bordiga era autore nel 1821 di quella che può definirsi la prima monografia moderna su Gaudenzio Ferrari, non illustrata. Il progetto iniziale di questa nuova edizione illustrata prevedeva 30 fascicoli corredati da 4 tavole ciascuno. La prima uscita, lo vedete anche in questo frontespizio, vede la luce nell'agosto 1835 a Milano presso l'editore Paolo Andrea Molina. La morte di Bordiga nel 1937 lo spinge a rivedere il piano editoriale, che viene ridotto a 25 fascicoli. Le reali uscite però si interromperanno definitivamente con la morte di Pianazzi, al 23° numero uscito nell'estate del 1946. Nonostante i pluriennali tentativi dei fratelli di Silvestro di editare almeno gli ultimi 2 fascicoli dei 25 previsti, già impostati dall'artista stesso. L'opera effettivamente edita consta quindi di 90 tavole incise a bulino, tra poco vedremo cosa si intende per tavole incise a bulino, 2 delle quali su doppia pagina. Gaudenzio è sempre stato per Pianazzi e per gli artisti valsesiani in genere il punto di riferimento artistico per eccellenza. Qui vedete un disegno giovanile di Pianazzi delle figure femminili delle madri affrescate su una delle pareti della Cappella 38 a Sacromonte, della crocifissione. Vi leggo poche righe scritte dal fratello Lorenzo che indicano quanto Silvestro si sia dedicato fin da subito a questa impresa, anima e corpo, nonostante le lusinghe del D'Azeglio e del Danelli che lo volevano esclusivamente attivo nelle copie delle opere sabaude. Lui non risponde a D'Azeglio e a Danelli perché? Perché Gaudenzio Ferrari ebbe per lui parole più eloquenti ed egli non si lasciò togliere più dal fermo proposito di fare quanto era in sé per illustrare la memoria di questo prediletto figlio della patria sua, ovvero Gaudenzio. La patria, l'onor suo, la sua gloria erano per Silvestro un dolce pensiero, un caldo affetto. Quindi io dico, lode a Gaudenzio che per primo creò sì belle cose, lode a Silvestro che per primo le riprodusse con tanta fedeltà. Il sentimento animatore del grande artista pare affatto essersi in lui trasfuso, cotal che chiunque il voglia, in ogni dove, in difetto dei dipinti, può mercé a questi intagli ispirarsi ad altri concetti e porgere ali al genio di spiegare un volo che lo avvicina a questo sublime valsesiano maestro. Il disegno preparatorio, a differenza di questo schizzo a mano libera, se vogliamo, richiede una grande precisione e una grande fedeltà all'originale. Per questo si ricorre molto spesso alla quadrettatura, ovvero alla creazione di una griglia che consente di rispettare al meglio le proporzioni dell'originale. Non so se si riesca a vedere, questo è un disegno preparatorio per un'incisione, realmente poi stampata, di un'altra porzione della parete della Cappella 38. E vedete che c'è questa quadrettatura, questa griglia, su cui Pianazzi dispone le figure. Così in questa particolare della Cappella 38, così per esempio nel disegno preparatorio per l'incisione del presepio nella chiesa di San Giorgio a Valduggia. Ma prima accennavo a incisione a bulino. Cosa si intende per incisione a bulino? Allora, vi porto un esempio di una delle due tavole doppie dell'edizione, ovvero il riquadro con la crocifissione fatto l'altra mezzo in San Comune delle Grazie a Varallo, grande opera finita nel 1513. Il disegno, qua si vede molto poco, ma anche questo è quadrettato, viene riportato in controparte su una lastra metallica, nel caso di Pianazzi in rame. Ora fare lastre in rame è molto complicato. Potete notare forse
in basso a sinistra nel disegno una donna con lente che sviene e donne, vedete che qui è dalla parte opposta alla croce, quindi l'opera è in controparte. Quindi viene riportato il disegno sulla lastra e i contorni del disegno vengono incisi con uno strumento, appunto il pulino, che rimuove il contorno e che rimuove, scusatemi, il metallo lasciando un solco. Una volta incisi tutti i contorni, la lastra viene inchiostrata, un foglio di carta viene fatto adesso aderire alla superficie appunto inchiostrata ed ecco che il disegno viene stampato e riprodotto nello stesso verso del disegno preparatorio. Il bulino è la tecnica prediletta quando si devono realizzare delle stampe di traduzione a semplice contorno. Qui semplicemente due diapositive molto didattiche. Il bulino è sostanzialmente il primo strumento che vedete, il primo è anche il terzo, quindi con una punta a scalpello. La lastra viene incisa e viene asportato proprio dal ricciolo di metallo, non rimane nessuna traccia sulla lastra. E vedete che qui avete tre esempi di incisione su metallo. Non vi sto a descrivere la tecnica, ma vedete che il bulino è tra le tre tipologie, con forte punta secca, appunto bulino, è quella che lascia il tratto più pulito, più nitido. Quindi è l'ideale per l'intento di riprodurre opere come fa Pianazzi, ho portato due esempi, qui l'esempio sulla porta di ingresso della cappella di Loreto a Rocca Pietra, Porto di Ovarallo, oppure il battesimo, uno dei quadri della parete delle Grazie del 1513. E poi vi aggiungo questa diapositiva. Ho aggiunto questa diapositiva semplicemente per testimoniare quanto l'attività grafica di Pianazzi ci è utile per conoscere una delle svariate opere perdute di Gaudenzio. Stiamo infatti osservando il disegno di due monocromi a finto marmo dipinti all'esterno della Cappella 38 del Sacromonte di Ovarallo, la Cappella della Crocifissione, andati dispersi in seguito a lavori strutturali che hanno interessato negli anni 50 dell'Ottocento il portico esterno del complesso del Calvario. Quindi Pianazzi aveva disegnato, vengono incisi, quindi sappiamo se aveva intenzione di inserire, probabilmente sì, nei fascicoli mancanti, delle opere che poi, pochi anni dopo la sua morte, sono state distrutte perché viene rifatto il portico, gli affreschi vengono staccati, ma poi vengono dispersi, non so che fine abbiano fatto queste due scene dei progenitori, vedete Adamo ed Eva, peccato originale, e sotto la cacciata dal paradiso terrestre. Voglio presentarvi un'ultima opera che troverete riprodotta in una riproduzione fotografica sempre all'interno. Questa è un'opera che sicuramente è appartenuta a Silvestro Pianazzi. Dico sicuramente perché è un'opera acquistata negli anni 50 del Novecento da Giovanni Remogna, il padre dell'attuale presidente della Pinacoteca, Mario Remogna, acquistata direttamente dagli eredi, da Ida Pianazzi, qui nella casa di Scopa, insieme al cavalletto originario di Pianazzi stesso, anch'esso esposto qui nel comune di Scopa. Questa è un'opera appunto, che non sicuramente proprietà di Pianazzi, ma non sappiamo se dipinta da lui. Gli studiosi sono ancora incerti, c'è chi dice che è un'opera trecentesca, c'è chi dice che è un'opera ottocentesca, di Pianazzi magari sì, magari no. Sicuramente è una copia, o meglio derivazione, perché le differenze, per quanto nel fondale o nei personaggi secondari, sono notevoli da una grande opera di Gaudenzio oggi conservata al Duomo di Como, Una fuga in Egitto. E io avrei, non vi voglio annoiare oltre, vi voglio soltanto salutare. Mentre un giovane Silvestro Pianazzi, ritratto da un suo amico e collega Giovanni Andrina, ritratto come disegnatore, quindi probabilmente a questa data il giovane Pianazzi aveva già deciso quale strada intraprendere, quindi più disegnatore che pittore, e vi voglio semplicemente salutare leggendo le parole con cui Lorenzo, il fratello parroco, racconta lo scomparso, prematuramente scomparso fratello Silvestro.
Silvestro era sempre tranquillo e sempre fermo nella prospera e nell'avversa fortuna. Lodava senza invidia il merito altrui. Non disprezzava alcuno, non amava la discussione. Era nemico delle gare. Piacevole e faceto con gli amici, modesto e rispettoso con tutti. Nell'abbondanza era generoso, benefico. Nella privazione non si intristiva. Di soverchio forse diffidente di sé, ma volentieri ascoltava gli altri consigli. Di buona fede, amante della verità, non conosceva la menzogna. Facile a dimenticare i torti e le ingiurie, egli voleva la pace con tutti. Grazie. A questo punto...